Amici sportivi, buonasera. Saluto da parte di Paolo Del Genio. Benvenuti all'appuntamento con il Napoli su Telecapri. Qui da Di Maro, altra giornata intensa, proprio perché si gioca molto sull'intensità durante tutti gli allenamenti. Si lavora tanto. Pensate che l'allenamento è finito un'ora e 10 minuti fa, quello pomeridiano, che qualcuno, non so come mai si era pensato, aveva messo in dubbio ci fosse oggi. Altro che se c'è stato. C'è stato, è stato pure lungo, lunghissimo, dopo quello intenso e lungo della mattina. Direi che oggi si è lavorato sulle 5 ore, facendo la somma fra mattina e pomeriggio, tra palestra, esercizi di forza, esercizi tattici, esercizi tecnici, esercitazioni tecniche, un po' tutto. La corsa c'era stata ieri, tanti chilometri percorsi, insomma si sta lavorando bene a 360 gradi, un po' tutti gli aspetti vengono curati meticolosamente da Conte e dal suo staff. Direi che quindi, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, i riscontri del lavoro che si sta facendo qui a Di Maro sono tutti positivi. Poi nel calcio servono ovviamente le costruzioni, serve la costruzione della squadra attraverso il mercato. E stasera facciamo un focus di mercato con le vostre telefonate, con i vostri messaggi, ma anche con le nostre grafiche. Vi facciamo vedere qualche cosa in più sui due difensori che ha acquistato il Napoli per il momento, perché potrebbe esserci anche un altro acquisto per la difesa, cioè Buongiorno e Rafa Marino, con dei numeri davvero interessanti per quanto riguarda Alessandro Buongiorno. Ne parliamo insieme a Gennaro Lazzino. Ciao Gennaro. Ciao, buonasera a tutti. Pierpaolo Matrone. Ciao Paolo, un saluto a tutti. Claudia Vivenzio. Ciao Paolo, buonasera a te, buonasera a tutti come sempre. 345 54 01 125 per chiamare qui in diretta, 345 629 47 per inviare i vostri messaggi su WhatsApp. Bene, iniziamo tra poco, primo break pubblicitario. Allora, notizie dell'ultimissima ora, Pierpaolo, Greenwood sarebbe per passare all'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Esattamente, esattamente, la danno anche i colleghi di Sky, ho cercato, danno conferma anche diverse testate in Francia, Greenwood quindi verso l'Olympique Marsiglia, niente Napoli. Ricordiamo che il Marsiglia aveva già un accordo a 31 milioni di euro con il Manchester United per il calciatore inglese, dovrebbe quindi di fatto trasferirsi alla corte di Roberto De Zerbi. Il Napoli si era interessato perché aveva affidato questa occasione, Greenwood aveva messo in stand by l'Olympique Marsiglia dopo le dichiarazioni del sindaco che comunque si era espresso contrario. Sappiamo Marsiglia è una realtà un po' particolare anche dal punto di vista proprio identitario, no? Proprio della città. Alla fine Greenwood si è convinto e dovrebbe andare. Entro stasera dovrebbe esserci il sì definitivo all'Olympique di Marsiglia, quindi niente Napoli. Diciamo in chiave Napoli, però Greenwood non viene, però circolano nomi di esterni d'attacco, di trequartisti. Hermoso, nome concreto per il Napoli, però in questo momento siamo nella fase 2 del mercato del Napoli, perché la fase 1 ha visto una novità, come dicevamo anche ieri sera, ci ha visto il Napoli prendere giocatori senza far uscire nessuno, cioè allargare la rosa, ma allargarla a dismisura, già ne sono tanti, ora con i rientri dei nazionali si andrà veramente a un numero incredibile di giocatori, quindi per evitare i rischi sono stati presi Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, senza far uscire ancora Mario Rui, che sarà quello che dovrà uscire per far posto a Spinazzola, senza far uscire due fra Nathan Ostigard e Juan Jesus, che dovranno uscire per far posto a, per il momento a Rafa Marin e a Buongiorno, considerando che anche Di Lorenzo e Oliveira potrebbero giocare da braccetto, come ha detto Conte, veramente sono troppi i difensori centrali, sono troppi in questo momento anche gli esterni d'attacco per poter pensare di fare altri acquisti senza uscite. Quindi nei prossimi giorni, in linea di massima, e poi verremo smentiti, se non ci sono uscite non aspettiamoci acquisti del Napoli, quindi quando leggerete il Napoli ha un passo da uno e un passo dall'altro, nessun passo, perché prima del passo per fare nuovi acquisti ci vorrà l'uscita di qualcuno. Penso che questo è bene farlo capire a tutti, che è stato diviso veramente in due fasi il mercato, questa prima dove Conte voleva determinate garanzie per mettere a posto la difesa, che come lui stesso più volte ha detto era stato il problema dell'anno scorso. Poi entreremo nel discorso tattico di quello che è stato provato oggi, con veramente due situazioni di gioco, mantiene appieno quello che ha detto Conte in conferenza, possesso palla sempre uguale, 3-2-4-1 l'uscita, non possesso, c'è la, la situazione di andare a pressione sia attraverso un difensore centrale in più, con gli attaccanti poi tre a chiudere l'azione, quindi 3-4-3, sia la soluzione 4-4-2, chiamiamola come vogliamo, con un difensore in meno e un altro
che va ad affiancarsi alla prima punta per andare a pressione sugli attaccanti avversari. Anche oggi è stato provato proprio questo della squadra, diciamo, che doveva difendere entrambe le soluzioni, di quella che doveva sviluppare il gioco, sempre il 3-2-4-1. Iniziamo con le telefonate. Pronto? Buonasera. Pronto? Salve, buonasera. Ciao, il tuo nome? Luigi. Ciao Luigi. Posso parlare con Paolo Del Genio? Sei in diretta Luigi. Ok, ciao Paolo, buonasera. Ciao, grazie, buonasera. Ok, ciao Paolo, voglio farti tantissimi complimenti perché per me sei la persona più seria dei giornalisti. Grazie. Davvero con tutto il cuore, che anche mio padre era un grandissimo fan tuo, spietato, e io sono cresciuto con questo mito tuo. Grazie a te. Volevo dirti una domanda sul calciomercato riguardo a Rabiot, però ora ti dico queste cose, però mo spengo la telefonata e poi ti voglio sentire per televisione. Voglio farti fare un saluto a mio figlio Gennaro, sì, perché è un ragazzo speciale in carrozzina e ti sta ascoltando, e poi vorrei sapere riguardo la più, e vorrei anche sapere come fare per portare mio figlio a bordo campo allo stadio San Paolo, che è un suo sogno. Va bene, okay, va bene. Grazie e buona serata, mo ti ascolto per televisione. Ciao Luigi. Grazie, ciao, Luigi. Ciao, allora, ciao, ciao Paolo. Innanzitutto un abbraccio fortissimo a Gennaro e speriamo di conoscere al più presto. Noi siamo a disposizione per quanto riguarda la nostra televisione, Telecapri. Per quanto riguarda le vicende del Calcio Napoli, ti devi rivolgere, c'è una procedura per riuscire ad avere il posto nel settore riservato alle persone come tuo figlio. Quindi devi seguire la procedura. Ti consiglio di andare sul sito del Napoli, dove è spiegato tutto. Poi la realizzazione o meno, in quali tempi, non te lo so dire, perché so che le richieste sono tantissime, quindi è difficile, ma prima o poi ti auguro che tu ci possa riuscire. Per quanto riguarda la domanda calcistica, io penso che non ci sia invece nessuna possibilità che possa arrivare Rabiot. Claudia. Messaggio di Mariano da Portici, ci chiede: ma quanto sono utili gli allenamenti tattici in modo particolare per quanto riguarda la difesa nel momento in cui mancano quelli che potrebbero essere e che saranno i titolarissimi, come fa Cita Di Lorenzo, ancora buongiorno, e ci mette anche Hermoso e Olivera. Ma ora quelli che sono qui, qualcuno potrà andare via, ma non è che andranno via tutti, molti resteranno di quelli che sono qui. Molti, un po' di loro andranno via, però quelli che stanno facendo le esercitazioni le devono fare, ragazzi, perché bisogna incominciare a lavorare sul campo. Poi è chiaro che quando arriveranno gli altri le dovranno fare pure gli altri, accusando un leggero ritardo nelle esercitazioni tattiche, ma anche dal punto di vista del lavoro fisico, per dire quello che stanno facendo qui tutti quanti, buongiorno Foloruscio, Raspadori, eccetera, lo dovranno fare a Castel di Sangro. Però oramai, tra l'altro, non è un problema del Napoli, che ha acquistato in maniera lenta i giocatori, perché comunque buongiorno l'ha preso, è una questione chiaramente di ferie. No, poi non c'è l'alternativa, esatto. Il giocatore, non c'è l'alternativa, l'alternativa sarebbe fin quando non siamo tutti, non iniziamo, inizieresti il ritiro troppo tardi. Meglio lavorare su pochi che devono recuperare il ritardo da tutti quelli che sono qui, ma iniziare nei tempi giusti. I tempi giusti sono circa un mese e 10 giorni prima del campionato. Quest'anno, per quanto riguarda il Napoli, stiamo parlando di un mese prima della prima partita ufficiale, perché il ritiro qui è iniziato l'11, Napoli dovrà giocare il 10 agosto, la prima ufficiale. No, ma poi comunque ha senso farlo, anche perché questi ragazzi comunque devono entrare, no, nei meccanismi di Antonio Conte. Ad esempio oggi, no, parliamoci chiaro, la prima linea che ha provato era quella con Rachmani, Rafa Marini, quindi persone che assolutamente resteranno, Juan Jesus che resterà, Mazzocchi è entrato dopo, però all'inizio c'era Zerbini e Spinazzola, quindi questi cinque qualche volta li vedremo davvero, esatto, in campo. Devono assolutamente farlo anche loro. Poi non saranno tutti titolarissimi, ma li vedremo in campo. Esattamente, sicuramente. Quindi è ovvio che debbano lavorare anche loro. Gennaro, stiamo guardando gli allenamenti insieme con Gennaro Razzino e devo dire che ci piace questa attenzione, no? Che si va veramente nel dettaglio, abbiamo visto che è proprio in campo, no? Notavamo questo, è in campo, non è al laterale, bordo campo, che segue l'allenamento, è in mezzo ai giocatori a fermare la seduta di allenamento tattica e correggere qualche movimento non fatto bene. Sì Paolo, hai detto bene, io sono rimasto veramente impressionato dal lavoro di Antonio Conte, dalla dedizione che ci mette. Come detto tu prima, stamattina Antonio Conte alle 9 era già sul campo e all'1 hanno finito l'allenamento stamattina.
lui è in mezzo ai giocatori, pronto a correggere, a dare consigli, a fermare l'azione, a farla ripetere. Un atteggiamento poi seguito anche da tutti i giocatori che profondono una grandissima intensità negli allenamenti. Non vedevo questo tipo di lavoro e di esercitazioni neanche può darsi con Sarri. Anche Sarri era meticoloso, soprattutto nella fase difensiva, ma con Conte vedo un impegno veramente straordinario. Pertanto quello che lui ha detto quando è venuto qui, che bisogna lavorare, l'ha tradotto poi in campo con il lavoro e, e l'impegno. Sì, si vede chiaramente. Poi possiamo aggiungere una cosa, che per quanti sono rimasti perplessi dallo staff composto da 14, no? persone, ragazzi, non c'è nessuno che sta come sto io adesso con le braccia incrociate, stanno tutti quanti al lavoro veramente minuto dopo minuto con dei compiti ben precisi. Cioè, quello che stiamo dicendo non è che stiamo invitando i tifosi a festeggiare perché il Napoli è tornato ai vertici della classifica, stiamo solamente invitando tutti quanti, e ci dovete credere, a fare una riflessione che l'anno scorso non abbiamo sottoposto alla vostra attenzione, di un lavoro, di un'organizzazione che si era smarrita nell'euforia del posto scudetto, scegliendo gli allenatori non giusti, con comportamenti della società, diciamo, un poco sui generis, tutto frutto del grande entusiasmo, bellissimo, io lo vorrei rivedere quel grande entusiasmo, che è stato bellissimo il ritiro l'anno scorso per quanto riguarda l'atmosfera, perché eravamo tutti felicissimi perché un mese e mezzo prima avevamo vinto il terzo scudetto. Però oltre, insieme alla felicità, è incominciato ad arrivare sin dai ritiri un pizzico di preoccupazione, perché si vedeva tutta la superficialità. Oggi invece, dal primo minuto, anzi prima, dalla presentazione di Conte in poi, si vede che la superficialità è una parola, Paolo, che è stata messa già dall'annuncio, ma fatica, già la no, ma voglio dire che anche gli stessi giocatori che forse andranno via stanno mettendo un impegno eccezionale, cioè vogliono mettersi in mostra per dimostrare a Conte che forse possono restare anche qui a Napoli. Io non ho visto un giocatore abulico oppure appunto distratto, sono tutti sul pezzo, tutti concentrati e tutti, secondo me, desiderosi di voler rimanere qui a Napoli. Dico un nome, facciamo un nome, cominciamo piano piano a fare dei nomi. Voi lo sapete che a me piace molto come calciatore, voi sapete che io capisco anche perfettamente che ci sono delle problematiche a livello di collocazione, però ho già fatto un gol, dei cambi di gioco, Gaetano. Gianluca Gaetano. No, che dimostrano veramente che le qualità sono importanti. Quando, diciamo, quello che abbiamo detto finora, c'è l'attenzione maniacale su tutto quello che succede in questo ritiro da parte di Antonio Conte, figuratevi se non se ne è accorto. Se ne è accorto 2 minuti prima di noi, non è che se ne è accorto 2 minuti dopo di noi, se ne è accorto 2 minuti prima di noi. Quindi se ne è accorto al punto tale che poi lo mette nei due dietro la punta, lo non mette nei a due... sinistra, esatto, lo mette a sinistra in questo momento. Diciamo, lui e Lindstrom stanno coprendo il ruolo di Kvaratskhelia. Dovesse partire, però con modalità diverse. Con modalità diverse, lui è quello che dovrebbe entrare nel campo, però è uno che facendo sottopunto a Cagliari ha fatto gol, ha dato assist. Quindi attenzione, se Conte decide che se Lindstrom va via e Conte decide che il vice Kvaratskhelia, o addirittura quello che può giocare insieme a Kvaratskhelia, qualche volta può essere Gaetano, non diamo, dico a tutti quelli che stanno cercando di parlare del mercato del Napoli in base a vecchie logiche, no? Sì. Cancellatele. L'unica logica è quella di che impressione faranno questi ragazzi a Conte. Però Paolo, secondo me, la sta facendo positiva. Io credo che però per Castel di Sangro la rosa va sfoltita. No, ma deve essere per forza. Perché rientreranno altre 5 persone, sette. Cioè, il gruppo è troppo nutrito per poter allenarsi. Buongiorno, Otto. È vero, 7 nazionali. Quindi allora, io credo che i 4 della nazionale italiana, Lobotka che Kvaratskhelia, buongiorno 7, perché arriviamo a 8, come c'è? No, erano 7 nazionali. No, erano 4 italiani. Sì, erano 6 italiani. Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Foloruscio, Lobotka, Kvaratskhelia. No, tu sei cioè messo, non c'è spazio per allenarsi in 30. Tu sei arrivato a 8 perché ci hai messo a Lukaku nel conteggio tuo. Secondo me. Può essere. 7 più eventualmente 8 se deve arrivare Lukaku, quindi... e poi 9, 10, 11 se incominciano, però devono uscire Osimhen, deve uscire qualcuno, mo se non escono... è in questo ritiro che va sfoltita la rosa, cioè qui si devono... Vabbè, poi innanzitutto usciranno, però Gennaro, ti voglio dire, molto semplicemente, che i ragazzi possono tranquillamente uscire, però sì. Mario Rui, piuttosto che Østigard o Nathan, se non sono ceduti...
vengono pure a Castel di Sangro, se non sono stati. Restano ai margini poi forse. Fanno quello che devono fare in attesa che poi si procederà all'uscita di uno e all'entrata di un altro. Torniamo al telefono, pronto? Buonasera. Pronto? Ciao, buonasera. Sì, ciao Paolo, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Il tuo nome? Salvatore, Paolo, Salvatore. Ci senti in radio, ma è caduta la linea. Ah, ecco, non la fa cadere pure mo', stai attento. Infatti mi hai anticipato dicendo quello che volevo dire io. Praticamente per me il Vice Quara potrebbe essere proprio Gaetano, come avete detto voi, prendendo proprio come riferimento Foden del Manchester City, che viene dentro e non è un esterno diciamo di ampiezza, ma è un esterno che viene tra le linee. Stessa cosa potrebbe fare il discorso che è stato fatto per Raspadori, per Lindstrom, perché non si può fare per Gaetano? Non vedo nessun motivo. Io 3-3 vedrei proprio di più Gaetano rispetto a Raspadori e Lindstrom. Pure io. Io non lo so, penso che Lindstrom, Raspadori, Gaetano non possono restare tutti, però perché diamo per scontato che sarà Gaetano quello che andrà via? Io non lo darei per scontato. Paolo, l'altra domanda che ti voglio fare, secondo te Conte potrebbe impostare un sistema di come l'Inghilterra? Perché io ho visto che iniziava a 3, impostava a 3 con Walker braccetto destro e Saka quinto. Poi dopo, in fase di non possesso, Walker diventava terzino, la difesa diventava a 4. Sì. L'ha detto, sicuro. Assolutamente. Grazie Salvatore, assolutamente può accadere. Nel senso, io ho visto poco della partita, ma se c'hai Bukayo Saka da una parte e Shaw dall'altra, è chiaro che la rotazione porta sempre Walker, il braccetto centrodestra, a diventare quarto. Shaw si abbassa e Bukayo Saka sale sulla linea con gli attaccanti e diventa 4-2-4, 4-2-3-1. Lo stesso può accadere tranquillamente nel Napoli, non per ci sono questo problemi. Mi sembra poi tra l'altro che con Di Lorenzo questo che battere tanto su Di Lorenzo che scivola lì, sì. Perché secondo me è quello veramente più adatto per poter fare tranquillamente quello e quello, semplicemente spostandosi lui, anche perché poi Conte mi sembra che abbia le idee molto chiare nel dire come andrà o come non andrà, costruiremo allo stesso identico modo per avere delle idee molto chiare. Vai Claudio. Ti leggo un altro messaggio proprio a tal proposito di Di Lorenzo, di Mauro da Portici, che ti chiede: ma secondo te Di Lorenzo ha ancora la gamba per fare il quinto? Non sarebbe meglio Mazzocchi? Potrebbe essere utilizzato di più anche perché dice se dovesse essere preso Chiesa si ritroverebbe sicuramente fuori ruolo, oltre che non avrebbe tanti soldi. Innanzitutto la vedo difficile gambe. Che venga preso Chiesa, poi vediamo che succede. Fra Di Lorenzo e Mazzocchi, io sono un estimatore di Mazzocchi, però Di Lorenzo ragazzi è un livello superiore. Se torna, mettiamocelo davanti, se quello di 2 anni fa, io non credo che a quei livelli lì sia facile trovare giocatori. Se torna quello lì, se non torna quello lì, non saranno Garcia, Calzona e Mazzarri che lo faranno giocare comunque, ma Mazzocchi diventerà, se sarà più brillante, avrà più gamba, come l'amico ipotizza. Sì. Beh, non capisco perché si metta in dubbio il fatto che abbia o meno la gamba. L'ha già fatto il quinto tranquillamente. Ma comunque un ragazzo di 30 anni, 31, non è che dici è 35, perché si mette in dubbio il fatto che abbia ancora la gamba? Si è pensato che le negative prestazioni dell'anno scorso sicuramente potessero non era nascere per la gamba. Io non credo, sempre abbiamo fatto sempre questa battaglia noi, non credo siano nate da un discorso atletico. Poi teniamo anche ora Però è indefinibile il Di Lorenzo l'anno scorso, perché anche tecnicamente sbagliava pochi secondi. Ma non c'era con la testa. Quindi l'aspetto psicologico credo che sia stato predominante l'anno scorso, ma ancora acuito dal fatto che l'anno prima gli riusciva tutto. Allora l'anno dopo, quando non gli... Io questa cosa l'avevo sollevata, questa piccola preoccupazione. C'è una squadra che non è che ha lottato, che ha distrutto il campionato e ha vinto lo scudetto. Come fai, se non sei un grande motivatore, a motivarla per il quarto posto? E infatti poi si è provato a motivarla per il quarto posto e non ci siamo riusciti. Abbiamo provato a motivarla per il sesto e non ci siamo riusciti. Poi alla fine, come disperati, abbiamo provato a motivarla per il nono e manco ci siamo riusciti. Comunque Giovanni da Portici giustamente ci ricordava che sono 8 con Buongiorno, perché mi sa che non abbiamo citato prima Olivera.
Olivera dal Sud America. Abbiamo solo gli europei, è vero. Olivera dal Sud America, incredibilmente, però aspetto un momento perché mi salvo in calcio d'angolo dicendo che Olivera non arriverà a Castel di Sangro, però. Arriverà più avanti, più tardi, perché ha finito di giocare. Da oggi cominciano le superiori. Tra l'altro Olivera è inserito nella top 11 della Coppa America. Però credo arriverà sempre a Castel di Sangro, però Castel è in ritardo. Castel di Sangro, non, noi stiamo parlando dell'arrivo all'inizio di Castel di Sangro, dove ci saranno tutti questi qui. Allora saranno 7, con Buongiorno, Lobotka e tutti questi qui, 7. Poi credo che quando è finita, l'altro ieri, prima dei primi di agosto non arriva, cioè, diciamo non è ipotizzabile vedere Olivera in campo. No, il primo giorno. No, non è ipotizzabile vedere Olivera in campo nella partita di Coppa Italia, avrà una settimana di preparazione. Noi abbiamo visto la prima settimana che cosa significa con Conte. Io credo che Olivera, se proprio fa un miracolo, è pronto per la prima giornata, ma forse per la prima ancora no, perché con questi livelli di preparazione sarà pure lui sottoposto chiaramente. Siamo comunque in buone mani, almeno per quello che abbiamo visto finora, perché Spinazzola mi sembra sia tra i più brillanti in questo sì, momento, uno di quelli anche più proprio sul pezzo, oltre proprio alla brillantezza fisica che chiaramente l'acquisirà poi man mano e che veniva messo in dubbio ovviamente, e siamo ancora, è ancora troppo presto per cantare vittoria, però proprio sul pezzo mi sembra ci sia sempre un gran feeling con Conte, lo vedo sempre prodigo di consigli Conte rispetto a Spinazzola. Non so, secondo me si è creata una bella situazione per Spinazzola. Assolutamente. A Napoli. Trattativa, primo piano, su Di Meglio, fa una trattativa con gli amici che ci stanno seguendo. Come potete ben vedere siamo in tanti, siete in tanti in questo momento che ci state seguendo. Come avete ben potuto vedere rispetto alla trasmissione napoletana, qui siamo in esterna, è una produzione esterna con dei costi maggiori, non ce ne vogliate, ci sono dei treni pubblicitari più frequenti e più lunghi, la gente non va mai presa in giro, bisogna dire le cose come stanno. Ci sono, noi a Napoli facciamo tutto di un fiato, 50 minuti, abbiamo le nostre interruzioni pubblicitarie veloci, poi 50 minuti, più di 50 minuti, un'ora di tutto di un fiato, e quindi voi il numero cresce di quante persone ci seguono in TV e quante persone ci seguono su YouTube, arriviamo a numeri incredibili. Oggi stiamo andando di nuovo molto forte. Quindi Che cosa dovete fare? Volete andare via perché io sono costretto a chiamare la pubblicità? Andate via, a vostro discapito, vi perdete delle grafiche molto interessanti, delle notizie di mercato molto interessanti. Fate come volete voi, pubblicità. Come sono andato? 3,92. Quindi diciamo da 4,36. Una cinquantina, 40, 40 insofferenti è una buona... È un buon risultato. Eh sì. Dai, siamo a meno del 10%. L'appello, diciamo, barra pistolotto mio, qualche cosa. A meno del 10% ha sortito qualche effetto. Dai. Messaggio di Luigi che ci dice ci segue tutte le sere tramite Facebook, perché poi ricordiamo davvero che siamo su tutti quanti i social, e tra l'altro sappi che mi hanno fermato anche molti qui a Di Marco, che dicono che ci guardano anche su Twitch. Io sono tecnica su Twitch, invece ce ne sono tantissime anche su Twitch. Ma tu la sai Twitch? Non la sai, te la racconteremo durante la pubblicità. Comunque poi abbiamo aperto questa pagina Twitch perché c'è stato un momento di dubbio. No, c'è stato un momento in cui eravamo costretti a farlo, l'abbiamo fatta e molti ci seguono anche lì. E infatti, ebbene, abbiamo fatto. Messaggio di Luigi che ci chiede, secondo noi, il vice numero 9, che sia Lukaku o Osimhen indifferentemente, sarà scelto uno tra Simeone e Khedira, oppure si andrà su un altro profilo anche di prospettiva, e fa l'esempio di Zapata ai tempi, capito, di quando fu vice Higuain. Io allora innanzitutto poi dico quello che preferisco io, lo dico, poi chiediamo pure a Gennaro, a voi, che cosa preferite. Io quello che preferisco io è la permanenza di Simeone. Però, che dire, pure un buon giocatore, io preferisco la permanenza di Simeone. Vorrei vedere Simeone con un minutaggio più alto, che cosa può fare con un allenatore come Conte, intensità, ritmo, cross. Lui è uno che chiude molto bene, attacca molto bene la porta, se arrivano i palloni giusti e si copre l'area con molti uomini. Io andrei su Simeone. Poi bisogna vedere che ne pensa Conte e che ne pensa Simeone, però. Io la faccio facile, è una mia preferenza tecnica, però che cosa ne pensa Conte è importante, e eventualmente se Conte pensa che Simeone è quello giusto, che cosa ne pensa poi Simeone, nel senso che garanzie di minutaggio potrà avere, diciamo, garanzie di minutaggio, poi è una cosa che nel calcio ha un valore relativo, perché quello ti dice, senti, ma se mi arriva Lukaku e mi fa due gol a partita, che vuoi da me? Se,
se non ti do un minuto. Cioè, qualcuno ha criticato Spalletti perché faceva giocare sempre Osimhen e nonostante Simeone fosse forte, no, perché? Perché segnava sempre, quindi dipende. Però se c'è l'idea da parte di Conte di dire guarda, poi lo spazio te lo trovo, per me Simeone è la soluzione migliore. Gennaro? Paolo, prendere la parola dopo di te è difficilissimo perché sei esauriente, hai detto in maniera completa. No, però come gusto, ti piace l'idea di tenere allora, Simeone? Sì, Simeone per me tecnicamente mi piace moltissimo. Il problema, come dicevi tu, è vedere se è funzionale poi al gioco di Conte. Secondo me sì. Perché se è funzionale, io ce l'ho in casa, a questo punto non andrei a cercare altrove. Ma non escluderei anche però il caso Raspadori, perché anche Raspadori abbiamo visto che era l'alternativa a Osimhen quando appunto Osimhen era fuori o era infortunato. Quindi si tratta ancora di vedere, Conte dovrà vedere appunto se chi sarà questa alternativa. Ripeto, Simeone a me piace, dispiacerebbe se andasse via, molto francamente. Pierpaolo? Io pure sono per Simeone assolutamente, però devo dire che Khedira mi si è sembrato, bene, mi è sembrato uno di quelli che davvero sta dando tutto e che vuole guadagnarsi il posto. Forse quindi... c'ha meno gol nei piedi di Simeone, però come movimento si muove bene, attacca lo spazio. No, forse in un ipotetico Napoli di Conte, anzi in un'ipotetica squadra di Conte, anzi nel 3-5-2 di Conte sarebbe più la seconda punta che la potrebbe prima. Potrebbe fare qualche volta... Più il Lautaro che il Lukaku nell'Inter di Conte. Potrebbe fare qualche volta, anche nel 4-4-2 potrebbe fare esatto. Quello vicino a Lukaku, più che Simeone che forse è un po' difficile che esatto. Possa metterlo insieme. Esatto. Forse per questo Claudia? Potrebbe anche restare poi. Altro messaggio. No, chi ti piace? Non vuoi dire? Non ti vuoi tra che dire Simeone? No, Simeone o un altro acquisto? Se si potesse scegliere, io direi che possono andare via entrambi, perché forse neanche Simeone rientra nelle caratteristiche. Quindi andresti su questa idea del lungagnone che... Non mi fa impazzire, però deve fare impazzire a Conte, non importa cosa ci piace o cosa non ci piace. Forse per carattere, cioè per il gioco di Conte forse sì, però come valore assoluto per me Simeone è più forte di Lucca, almeno ad oggi, no? Però io lo so, sai che penso? Penso che non è che lui vuole giocare in un certo modo. Questa veramente non la so sta cosa, provo a indovinare, a interpretare perché si stiano cercando, come dice il mercato, poi bisogna vedere se è vero, dei giocatori di 2 metri per fare i centravanti. Perché lui va con la prima punta che sa fare un po' tutto, poi ipotizza nei 20 minuti finali, lui non gli dispiace evidentemente nei 20 minuti finali la palla alta sulle due torri, cosa che per esempio altri allenatori non piace, dicono no, io preferisco continuare a giocare, non voglio arrivare sì. A che però a volte a forzare. Non è super efficace, ma secondo me è più per i cross, Paolo, più per i cross, cioè metti il lungagnone per i tanti cross che puoi fare con il tuo modulo di gioco, secondo me considerare, ecco, 20 che minuti finali spostano un sacco di punti, 20 minuti finali allora sì. I 20 minuti finali spostano un sacco di punti, bisogna capire come li vede un allenatore i 20 minuti finali. Io credo che Conte li veda come 20 minuti di mutamento, non come stanno abbiamo visto di forcing anche snaturando dipendente dal risultato, sì. Cioè, 20 con la volontà finali, del risultato mi serve quello, vedremo e una qualche modi. Volta 4 attaccanti tutti avanti, sì, a più da se non stiamo vincendo, ma se stiamo vincendo può darsi che vedremo una 4-2-3-1, ti puoi mettere una squadra che si abbassa assai, mette un centrocampista in più, mette un difensore in più, cioè fa tutto quello che deve fare per proteggere il risultato, sì, fa tutto quello che deve fare per ottenere il risultato. A gara in corso le cambia tantissime le partite, no, come Calzone che per esempio indipendentemente da come stava andando era quello esce l'attaccante, entra esatto, l'attaccante, questo no, lui credo. È uno di quelli che storicamente rivoluziona anche la squadra in corso e la legge anche benissimo questo aspetto. Però Paolo effettivamente è da sottolineare, riesce a capire cosa non va, come intervenire anche in maniera tempestiva. Notavo che nella rosa noi non abbiamo un centravanti alto per il gioco aereo, questo stavamo dicendo. Se Osimhen va via, a questo punto il Napoli deve entrare sul mercato e cercare, ecco, un giocatore alla Lucca. Infatti Lucca è 2 metri, sì. Come... Claudia. Messaggio che ci arriva da Marco Russo che ti chiede che differenze hai notato tra questi primi giorni di questo ritiro di Antonio Conte e quello invece dell'anno scorso di Rudy Garcia. In termini tecnico-tattici, ma in termini oltre che di preparazione. Tattici stiamo vedendo. No, io direi più che di preparazione si è lavorato molto di più a secco,
ma poi aggiungerei che si lavora molto più sulle interruzioni dell'allenamento, sui dettagli. L'anno scorso sembrava che tutto fosse, ma sia nella, non solo nell'atteggiamento di Garcia e dello suo staff di collaboratori, ma anche nell'atteggiamento dei calciatori, anche nell'atteggiamento della società. Sembrava quell'atteggiamento, siamo forti, vinceremo di nuovo. Abbiamo, c'è da dire, anche una grandissima differenza ovviamente di classifica e di stagione dalla quale siamo reduci, e secondo me oggi c'è stato il record assoluto di Di Maro, no? Non si è mai visto un allenamento stamattina, intendo, lungo. Dalle 9.30 alle 12.45, 3 ore e 15 di allenamento, penso sia il record assoluto, questo dà la misura poi della differenza che c'è. Ieri si era parlato, si era detto qui nella comunicazione, poi domani mattina vi faremo sapere se ci sarà o non ci sarà l'allenamento nel pomeriggio. Io ho detto, forse ha pensato che sono stati messi un po' sotto torchio troppo e vuole dare il pomeriggio di riposo. Ma quale pomeriggio di riposo? Hanno lavorato quasi fino alle 8 di sera. No, io ho pensato più un allenamento a porte chiuse, quindi più chiuso a tutti, anziché non farlo, che non me lo immagino. Che non è prevedibile. E aggiungiamo anche che riprese open soltanto il primo giorno. Sì. Per il resto, per la stampa. Ma rispetto all'anno scorso, il giorno e la notte praticamente, è completamente diverso. Cioè io non ho visto questo tipo di allenamento con Garcia, ma forse neanche con Spalletti l'ho visto. Cioè l'anno scorso, come dicevate voi, forse sembrava quasi tutto scontato, come diceva Paolo, che il Napoli doveva vincere perché era la più forte e quindi non c'era bisogno neanche di allenarsi. Si allenavano pochissimo l'anno scorso, ma poi non vedevamo assolutamente schemi, la fase difensiva come la stiamo vedendo con Conte. Era diverso, giorno e la notte, ripeto. Cioè oggi non siamo andati per entrare nel dettaglio, ma non abbiamo la possibilità di far vedere le immagini che aiuterebbero molto. Ne abbiamo una navaglietta per fare vedere, però abbiamo fatto vedere che per esempio quando esce il braccetto, l'altro viene a fare il movimento in orizzontale dietro a copertura e vengono, diciamo, teleguidati nei movimenti, viene fatto tutto piano per far memorizzare, con la cosa più importante, ai giocatori i movimenti. E questo verrà ripetuto tante volte. Telefono, pronto, buonasera. Pronto, buonasera Paolo, mi chiamo Rosario. Ciao Rosario. Ciao, innanzitutto ti faccio i complimenti per il servizio offerto agli utenti. Faccio Grazie. Veramente i complimenti perché veramente sei straordinario. Straordinario Grazie. Anche nella domanda che hai fatto al mister, ti ho seguito ed è stata probabilmente la domanda, non me ne volete, la più intelligente che si è postata. Ed è stata altrettanto intelligente la risposta del tecnico. E dovrebbero volere gli altri. Mostrando la grandezza dell'allenatore oltre che dell'uomo. Io volevo fare due domande tecniche. Io Prego. Non mi permetto di qualificarmi tecnico rispetto a te, che sei molto più capace e più bravo. No, vabbè. Ti volevo chiedere due cose. Come vedresti? Io non faccio, vabbè, posso dire una cosa? Io non faccio. Certo. Io sì, io sai, fai la domanda. Per me ci confronti, per me con chiunque ci confrontiamo e molte volte può darsi che voi dite una cosa più intelligente di quella che dico io. Non sono come tanti ex calciatori che dicono noi abbiamo giocato, possiamo parlare solo noi. Devono parlare tutti di calcio, perché a volte a sorpresa la persona che fa altro nella vita ne capisce pure di più di uno che ha giocato 10 anni in Serie A. Guardate, non sto scherzando. Sei sempre modesto, sei una persona troppo per bene per questa categoria probabilmente. Comunque, al di là di questo, ti volevo fare due domande velocissime per non rubare tempo agli altri. Come vedresti, perché io ho un dubbio, io credo che il famoso braccetto di destra soprattutto, non tanto Spinazzola perché credo che farà un buon campionato, io ho un dubbio incredibile su Di Lorenzo che possa fare quel tipo di attività lavorativa che chiede l'allenatore. Allora ti chiedo, prima domanda, come vedresti un Gonghe al posto di Di Lorenzo? Come quinto, allora stai dicendo, come quinto stai dicendo, sì, come esterno, esatto, di fascia, sì. Quinto, esatto, perché io non vedo Politano nel Napoli, non vedo Caraschella, non me ne volete, io Caraschella nel Napoli di Conte non lo vedo. Guarda, non lo so, ti dico una cosa, non lo so se è fattibile. Bisognerebbe lavorarci molto perché lui ragiona e lo dichiara anche proprio da attaccante, sì. Quindi lì devi fare, lì c'è una fase difensiva poi importante da fare, quindi se si atleticamente per me ce la può fare, è giovane, c'è una bella prestanza, bella corsa, tutto, però mentalmente offensivo. È predisposto. Nell'allenamento che abbiamo visto oggi lui doveva fare l'allenamento dei difensori e non quello degli attaccanti in gol praticamente, in quanto quinto. No, non l'ha fatto. No. Sto dicendo, no, se dovesse fare il quinto nella divisione degli allenamento che oggi è stato provato un no, ma per il momento non è stato provato, lui faceva l'ipotesi. Esatto, è un giocatore offensivo, era per spiegare, per dire
che sarebbe completamente un mutamento per lui ritrovarsi da che ad oggi, per esempio, era nell'allenamento di tutti gli uomini offensivi e fare quelli di più. Tu dici, se non ci inizi a provare da adesso, vuol dire che non ci crede in questa ipotesi. Ma non dimentichiamoci, abbiamo Mazzocchi lì, che può fare tutta la fascia. No, perché lui aveva qualche no, non vi ricordatevi l'origine della domanda dell'amico che diceva che lui non sa se lo può fare Di Lorenzo e quindi ipotizzava, dice, è possibile quest'altra soluzione. Abbiamo qualche perplessità. La seconda domanda. Non c'è più. È caduta la linea. Vabbè, è caduta la linea. Claudio. Messaggio di Vincenzo che ci saluta tutti e ricambiamo. Per quanto riguarda la situazione attaccante, dice credo che è un'ottima seconda punta. Napoli ce l'ha già e si tratta di Raspadori. Abbiamo anche il vice, secondo me, ovvero Lindstrom. Chissà cosa dirà il mercato, ma credo che sia Simeone. Che sia Simeone che dire, andranno via. Per il momento sembra così, però ragazzi, tutto quello che sembra non è detto che sia poi la realtà, perché Conte potrebbe cambiare quelle che sono le sensazioni finora che abbiamo espresso un po' tu, mettiamoci noi dentro. Però possiamo dire che il vice, ipotizzando Lukaku, non sarà per Conte mai Raspadori, secondo me? Secondo me no, per caratteristiche la vedo difficile, però dobbiamo dire una cosa, che qui... Poi, che lui ipotizzava altro questo. Altro che domanda mia alla quale lui ha risposto... Allora, se io faccio una domanda di 20 secondi e la risposta di Conte, arriviamo a 5 minuti fra mia domanda e mia risposta, il Napoli gentilmente dovrebbe concedermi la possibilità di fare 10 domande, dura un'ora e mezza, però dopo stiamo liscio per tutto là. Siamo tranquilli. Perché possiamo incominciare a chiedersi, veramente, poi io ho fatto quella di carattere generale, no? Certo. E lui è entrato in qualche cosa di particolare, io non avevo fatto... Olivera, esatto. Di Lorenzo. Sì. Ma se vogliamo passare alla fase 2 delle nostre curiosità, e sapere tutte queste qui che la gente ci chiede, Mangonce lo vedresti quinto, ma Raspadori lo vedresti prima punto, lo vedi solamente là, facciamo notte. Però Paolo, però sarebbe, guarda, bello. Conte ha detto, sarebbe bello e sarebbe realizzabile se tutti in conferenza, non me ne vogliano i colleghi, se tutti in conferenza, ognuno una domanda su un calciatore, una domanda su un calciatore, arriviamo con un mare di informazioni qui. Abbiamo Paolo Raspadori che in ogni intervista si è sempre dichiarato una prima punta. E Conte invece che lo considera come appunto un sottopunta, quindi ci sta questa distonia. E io sono d'accordissimo con Conte, non d'accordo. Sì. Bisogna vedere come verrà risolto. Non è che non sono d'accordo con Raspadori, perché come sai bene, Genna, tutti noi abbiamo giocato un po' a calcio, ognuno di noi si sente in un ruolo. Però la seconda domanda è: tu che ti senti centravanti, bravissimo, ma è vero, vuol dire che uno si sente centravanti e centravanti, ma questo ruolo a che livello lo puoi fare? È la seconda domanda. È così, assolutamente. Paolo, ti leggo una domanda da YouTube, così facciamo felici gli amici. Sono risaliti comunque tantissimo. Ho visto. Infatti non voglio chiamare la pubblicità, salta tutto. Lucio Pirri, Venere Federico, ho deciso, non chiamo più la pubblicità. Sto scherzando, vai. Alessandro ti chiede, come curiosità, se tra i ragazzi della primavera c'è qualcuno che ti sta piacendo, che si sta mettendo più in mostra. E in generale la collego a una domanda sempre di Edoardo che dice: visto che siete sul posto, qualche giocatore che in questa prima fase di ritiro vi sta un po' sorprendendo. Allora, Ambrosino c'ha un grande tiro, ma non è pronto per questi livelli. Lo dico da anni che c'ha un grande tiro. Va Frosinone, speriamo che gioca di più rispetto all'anno scorso a Catanzaro e Como, esatto. E Cittadella, dove mettendo tutti e tre insieme ha giocato poco. Frosinone, diciamo, per esempio Ambrosino l'ho visto in difficoltà anche fisica, tutte le corse fatte da questo Conte. Anche quando giocava e con la primavera corre in maniera, non sono nessuno per giudicare volto. Ma quando giocava con la primavera difficilmente facevi 90 minuti sto ragazzo, non so perché. Ora probabilmente con la cura Conte, con la cura Vivarini, che è un altro che lo fa faticare a Frosinone, però si è visto proprio quel gap tra, se vabbè, riesce, tra chi non l'ha mai fatto, se riesce a switchare da un punto di vista atletico e mentale, tiene un tiro e una capacità di difendere palla da giocatore di alto livello. Se non riesce a fare queste altre cose, purtroppo il calcio moderno bisogna correre, combattere, lottare, difendere, gli attaccanti sono i primi difensori e tutte queste belle cose che sappiamo, che con Conte saranno delle necessità assolute per tutti. E al di là dei giovani, chi ti sta piacendo di più in ritiro, Edoardo? Sta piacendo Spinazzola, sta facendo un bel ritiro, Gaetano mi sta piacendo, ci stanno parecchi giocatori. Quasi tutti, anche Anguissà. Anguissà meglio, Anguissà. Lo devo dire, grazie. Esatto. Gennaro, lo devo dire perché io sono un critico di Anguissà,
non è che sono critica, chissà, lo adoriamo per quello che ha fatto, ci ha fatto vincere pure lui, è stato un protagonista dello scudetto, però l'anno scorso ci ha veramente massacrato gli Zebedei e ora quest'anno ci auguriamo che faccia la stagione che può fare un giocatore delle Cioè anche Mazzocchi lo vedo molto bene. Mazzocchi bene, sì. Stagione che mi sbilancio, secondo me farà. Conte, perché anche il fatto che abbia battezzato Lobotka in chissà tra i migliori, visto che stavi cadendo dallo sgabello, sei sbilanciata, sono assolutamente nella mia zona di comfort, mi muovo. No, il fatto di sbilanciarsi su Anghissa è rischioso, ti sei presa il rischio. No, sei presa il rischio. Ah, io mi sbilancio anche su Rafa Marin, che in realtà in questi giorni ho trovato pure, un po' in difficoltà, esatto, pure fisicamente. Sia lui non l'ha mai fatto, è un'altra scuola, è una scuola che corre poco, puramente tecnica, magari qualche appoggio. Ho visto anche che Conte quest'oggi l'ha sgridato qualche volta di più nella costruzione. Grafiche. Ha lanciato il pallone troppe volte in avanti. Grafiche. Allora, sì, andiamo con le grafiche, vediamo. No, ma io non la chiamo la pubblicità, stiamo andando troppo bene. Veramente troppo forte, ringraziamo tutti. Andrei con, non questa dei convocati che è vecchia, andrei con quella chiaramente sul confronto. Abbiamo fatto un confronto, buongiorno Rafa Marin, trovatela in regia e mandate quella, appena siete pronti ce lo dite, mandiamo questa, convocati oramai la gente li ha memorizzati, stiamo raccontando tutti i giorni gli allenamenti, quindi c'è una grafica molto interessante, ringraziamo sempre Nicola Luongo. Esatto, nel frattempo ti leggo un messaggio di Pietro che ti dice, secondo te Paolo si lavorerà anche sui lanci nello spazio e sulla riaggressione alto oppure si tenderà ad aspettare di più l'avversario rispetto allora, al passato? Ragazzi, non l'abbiamo chiesto a Conte, ma l'uscita dal basso è provata e riprovata, sì. Gli spazi stretti, il portiere non la butta lunga, la gioca, i tre difensori, i due centrocampisti vengono incontro, si sviluppa, sì. Quindi ci sarà la volontà, poi ci saranno dei momenti, Conte è un pragmatico, dove la pressione degli avversari sembrerà difficile da superare, sì. E vai con la palla sopra e vai alla riaggressione. Ma l'ha detto in conferenza stampa, poi ci sono anche gli avversari, se sono più forti non ce lo fanno fare, è chiaro che dobbiamo variare. Va bene, le grafiche tra poco, pubblicità. Allora, la notizia qual è? Allenamento domani? Sì, domani allenamento mattutino dalle 10.15 alle 11.15. Un allenamento dove potrebbe, anche se la partita è quello che è, contro una squadra di eccellenza, la Naune, potrebbe provare situazioni anche di palle inattive perché c'è la partita il pomeriggio e quindi la cosiddetta rifinitura. Oggi potrebbe aver provato anche la formazione titolare. Anche oggi la formazione, visto, domani potremo per esempio scoprire se li prova, in vista del Mantova lo dovrà fare sicuramente. Con la Naune non lo so, ma comunque lo deve fare perché la Naune potrebbe prendere un calcio d'angolo e quindi vediamo come ci mettiamo, se a zona o a uomo. Vedendo o l'allenamento mista di oggi, Rafa Marin, Rachmani, Juan Jesus, Mazzocchi, Anghissaga, Juste, sì. Spinazzola, Politano, Simeone. Sì. Politano, Lindstrom, Simeone. Sì, penso pure io. Sì, Lindstrom, sì. Gaetano, ma Lindstrom favorito. Domande? Nome? Francesco. Ciao Francesco. No, volevo dire che ho notato che Chedira, a differenza degli altri, sta molto bene fisicamente. Sì. Poi mi piace pure perché lo vedo molto simile a Conte, come gioco aggressivo. Quindi secondo tu puoi dire che è un giocatore penso che potrebbe che piacere. Prenderà un mio punto di vista. Potrebbe tenerlo, potrebbe tenerlo con noi. Perché vedo che gioca molto, si avvicina molto a Conte come gioco. Okay. Va bene, grazie assai. Più vicino il microfono. Altra domanda? Più vicino il microfono, molto più vicino il microfono. Eccolo qua, vai. Nome? Sì, Vittorio. Ciao Vittorio. Se il Napoli di Conte usa il 3-5-2, secondo voi è meglio usare le due punte Kvara Osimhen o Kvara Lukaku? Ok, quindi due punte Kvara Osimhen, Kvara Lukaku. Forse non giochiamo a due punte, però se dovesse, io credo che non è. Sì, ci sta, uno dei due ci sta, non è che ci stanno tutti e due. Non è una scelta, sai, dice ci stanno tutti e due, faccio giocare a Osimhen o faccio giocare a Lukaku. Se ci magari sta, in termini di caratteristiche potrebbe essere chi. Sì, ma come non è una binomio, scelta dell'allenatore, lo so, non è una scelta, però se eventualmente di mercato, se vogliamo scegliere chiamarlo per caratteristiche. Vedresti meglio come coppia una coppia Osimhen Kvara? No, io le caratteristiche non mi piace. Non mi piace, mi fa piacere che Conte la vede come me. Non mi piace assai l'idea di Kvaratskhelia ingolfato. Come l'ha detto, lo vede in banda, l'ha detto, sì, anche Conte. Però nella Georgia gioca così, Nella Georgia gioca così. Però insomma la Georgia è costretta, diciamo, a fare una formazione un po' più difensiva perché si confronta. La Georgia gioca sempre con squadre più forti di lei quando va a fare un europeo, no? Il Napoli invece si presume
che giochi al limite massimo due volte, tre volte con squadre più forti. Assolutamente, assolutamente. L'importante è che l'ha detto anche Conte questa cosa, quindi ha confermato quello che diciamo da un po'. Grafiche, Pierpaolo. Sì, allora andiamo con le grafiche. Partirei con quella su Buongiorno, con il focus su Buongiorno. Ok, perfetto, perché il Napoli ha preso probabilmente, anzi non probabilmente, secondo praticamente tutte le statistiche, uno dei migliori centrali del campionato. Qui possiamo vedere come sia primo per palloni recuperati tra i difensori, primo per intercetti tra i difensori e terzo per duelli vinti. Se avete guardato con attenzione i due Napoli-Torino di quest'anno, già avete, avete fatto un'idea, perché veramente in queste tre, poi con noi ci ha messo pure il gol per la verità. Esatto, esattamente. Tra l'altro Conte presente durante quella partita. Sì, sì, quella del gol, colpo di testa sul calcio d'angolo saltando su Juan Jesus. Possiamo vedere statistiche molto importanti da top difensore. Però aggiungo che il calcio di Juric, che vive molto di vive solo di due, le aiuta queste statistiche. Magari anche Kim fortissimo, però in un Napoli spumeggiante, sì, certo, di aiuta le statistiche, sì. Possesso, però insomma, poi, non era tra i primi, poi però le ha fatte lui e non le hanno fatti i suoi compagni di difesa, certo. Quindi lui comunque spicca, tant'è vero che il Napoli è andato a prenderlo e c'erano tante società che lo volevano, e questa è la cosa da ricordare. Ricordiamo, quindi è stato che un buon colpo di mercato, anche se non ci fosse stato Conte, Buongiorno non sarebbe mai venuto. È stato un grande colpo di mercato, che comunque le società che lo volevano, è vero che non avevano disponibilità economica come il Napoli oggi, però è altrettanto vero che prima o poi una formula la trovavano, e sono società che giocheranno la Champions, società molto forti. E infatti Conte lo ribadisce, abbiamo avuto l'appeal di avere il fascino di Conte, c'è poco da fare. Esatto, lui infatti lo dico, abbiamo avuto, nonostante l'assenza dalle coppe, l'appeal di prendere uno dei migliori giocatori del campionato, infatti è stato inserito anche nella top 11 della Serie A. Assolutamente. Possiamo andare anche con l'altra grafica, col confronto Buongiorno Marin, per far vedere che tipo di difensori il Napoli ha preso. E qui abbiamo praticamente tutto il confronto sui duelli, duelli vinti, duelli aerei, tackle, chiusure. Possiamo dire come Buongiorno, di fatto in rosso potete vedere come vinca praticamente su tutte le statistiche. Mettiamola tutto schermo per favore. Però perché... io su questo direi una cosa, mo le faccio leggere tutte per Paolo, però direi una cosa, che poi noi l'Alaves non è che lo conosciamo così bene, come giocava, che caratteristica aveva, che aggressività aveva. Però... quindi diamo questo alibi, diciamo, a Rafa Marin, che esce sconfitto nelle statistiche di questa comparazione. Nelle statistiche difensive esce sconfitto, però rimettiamo la grafica, possiamo vedere come nei passaggi abbia comunque delle statistiche migliori rispetto a Buongiorno, ecco, soprattutto sulle statistiche dei passaggi lunghi. Possiamo farci un'idea di come giocava l'Alaves. Io onestamente ne avevo vista una, due, non di più dell'Alaves, perché sapete, il calcio spagnolo vengono trasmesse soprattutto le partite di Real, di Barcellona, sì, di Atletico. Quest'anno poi il Girona ne ha avuto qualcuno di più. L'Alaves, per beccarlo, le due volte che gioca con Real Madrid e Barcellona. Io l'ho visto contro l'Atletico. E quindi lo becchi quando è palesemente inferiore. Esatto, quindi non abbiamo mai visto l'Alaves con le sue pari livello, come che tipo di calcio faceva. La cosa importante secondo me nel confronto, cioè la cosa che ne vince secondo me, è il fatto che Rafa Marin possa essere utilizzato molto da braccetto, perché il braccetto è quello che fa forse più del centrale il passaggio lungo in corsia, no? Quindi nelle situazioni... quindi un bel avversario per Rachmani, direi. Sì, secondo me in questo parte scenario come di Lorenzo poi sarebbe più quinto. Esattamente, esattamente. Secondo me parte come dice Buongiorno, però poi può giocarsi il posto anche con Rachmani, e tra l'altro l'abbiamo visto anche nelle prime prove, dove c'era Rachmani centrale e Rafa Marin come braccetto. E poi qualche volta che non gioca Buongiorno titolare, lì bisogna capire fra Rachmani e Rafa Marin, che saranno un po', diciamo, in competizione. Per me Rachmani parte un passo avanti per esperienza, per quello che ha dato al Rachmani Napoli. Rachmani però particolarmente sgridato da Conte, sì, oggi nelle prove, quando usciva un po' così. E Rachmani ha fatto poco. Da centrale. Ha fatto poco, esatto, questo diceva, ha fatto poco il centrale, ha detto... ieri sera qui ha detto che lui l'ha fatto qualche volta, però io me lo ricordo quasi sempre braccetto nel Verona. Solo quando non giocava con Bull. Esatto. Poi se vuoi quelle sul mercato le facciamo. Vai, facciamo. Facciamo anche quelle sul mercato. Abbiamo fatto il borsino del mercato. Il mercato prima in entrata farei, esattamente. Abbiamo inserito qualche nome, ovviamente. Greenwood l'abbiamo preparata quando non c'era ancora la notizia. Esattamente, ovviamente così, non l'abbiamo preparata adesso. Partiamo però da difensori ed esterni. Ermoso ho messo 70%, difensori ed esterni difensivi. Ermoso, ricordiamo la notizia anche del giorno, che il Napoli è arrivato ai 4 milioni di euro, quella è la richiesta di Ermoso, però, e poi qui ci colleghiamo al discorso che facevi tu.
e ha chiesto di aspettare un attimino perché deve esserci deve prima uscire qualcuno. Esatto, prima almeno credo che se viene Hermoso, Oliveira resta come quinto più che altro, quindi con Spinazzola saremmo coperti. Esatto, invece sì. Se Oliveira viene coinvolto come braccetto, a questo punto potrebbe essere buono il nome di Dorgu, che è un esterno tutta fascia. Esattamente, che oggi pure è riemesso. Oggi Gutierrez abbiamo messo al 5% perché era stato accostato, sì. Ma comunque da un po' non se ne parla più. Dorgu è invece un giocatore che piace, su questo abbiamo una conferma direttissima, personalmente una conferma direttissima. Invece però chiede una cifra alta, quasi 20 milioni di euro. Però c'è 19 anni, fortissimo. Esattamente, però comunque 20 milioni di euro. Il Napoli dopo ha fatto un campionato in Serie A in quest'anno di livello veramente. Passiamo secondo me è un quinto, ha fatto basso e alto, quindi meglio è stato Virtus. Quinto, sì, perché esatto. Poi sa fare davvero sia sì, quello che esatto. Quello, quindi poi lo metti come quinto lì, è perfetto. Sia no, che mi quello. Piace tantissimo Paolo Dorgu, no, piace forte, veramente forte. Fa anche gol. Fa anche gol, esatto. Continuiamo con quella grafica, perché così andiamo ai centrocampisti. Abbiamo inserito, no, sempre quella in entrata, così la terminiamo. Ai centrocampisti abbiamo aggiunto, come abbiamo detto spesso qui, probabilmente un'operazione da fine mercato. Abbiamo messo Emre Can e Højbjerg, che sono due abbiamo che detto a ieri, fine sì. Mercato di fatto potrebbero anche aprire. Abbiamo messo anche Aviguerra e Ramadani, che sono stati due nomi accostati, quindi il Napoli li tiene sicuramente in considerazione, ma li abbiamo messi al 5%. In attacco abbiamo inserito Lukaku al 70%, perché chiaramente si vende è la più probabile. Lucca l'abbiamo messo perché è, diciamo, il primo nome se dovesse partire Simeone e probabilmente anche Khedira. E poi ci sono gli esterni. Greenwood l'abbiamo messo, chiaramente. Tra l'altro su Greenwood, visto che quella notizia che ho dato prima, cioè la stessa fonte ci sto messaggiando, dice che il Napoli di fatto aveva chiesto di aspettare ad agosto, cioè il fatto che dicevi tu prima. Deve uscire qualcuno e Greenwood invece si è scocciato di fatto di aspettare e quindi sta per accettare l'Olympique di Marsiglia. Poi abbiamo messo Berardi, che è un nome che pure può scaldarsi ad agosto, ricordiamo, tornerà proprio ad agosto ad allenarsi, è al momento infortunato. Poi c'è Due, che è la stellina del Rennes, classe 2005, che pure è uno dei nomi attenzionati, accostato dall'equipe proprio negli ultimi grande giorni. Grande dribbling questo ragazzo. Molto, molto forte. Bei gol anche. Preferibilmente destro. Esatto. Però può giocare pure col sinistro. E io vedrei sinceramente più, Berardi lo sapete quanto mi piace, però io come logica vedrei più un destro che può essere non solo a subito l'alternativa a Kvaratskhelia, ma poi immaginando la sua crescita, se Kvaratskhelia deve andare via, questo ragazzo potrebbe essere come il futuro. Stiamo parlando di un giovane che potrebbe accettare di non partire titolare. Messaggio di Franco abbiamo da le Sapri. Uscite. Abbiamo le uscite anche. Vabbè, le uscite. Messaggio, vai. Messaggio di Franco da Sapri, che ci chiede di Lindstrom. Si augura che chiaramente Conte lo possa valutare, perché come sappiamo bene comunque il Napoli soltanto l'anno scorso ha fatto un investimento importantissimo di 25 milioni e sottolinea, Paolo, quello che sottolineiamo spessissimo, probabilmente 3-4-3, 3-4-2-1, quello di Conte, hai comprato Lindstrom dall'Eintracht di Francoforte perché giocava lì in quella posizione, sì, come sottopunta nella zona di tre quarti di destra. Poi abbiamo sempre detto che le offerte, quindi verrebbe utile, cascherebbe a fagiolo letteralmente. Sì, i viti di Conte sono una cosa fondamentale, la più importante nel Napoli, però sui giocatori dove il veto, può dire, per me ci sarà qualcuno che dirà veto, deve restare, qualcuno che dirà puoi andare, non mi interessa, e qualcuno che dirà alla società per me valuto, che va questo o va questo è uguale, e la società a quel punto vende quello che, per cui c'ha l'offerta migliore, no? Certo, ovviamente. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Assolutamente sì. Andiamo col mercato in uscita, così le completiamo le grafiche, vediamo quei calciatori che potrebbero uscire e che dovrebbero uscire qualcuno di questo. Partendo dai difensori e gli esterni offensivi, Mario Rui l'abbiamo messo al 90% perché l'ha dichiarato di fatto il suo procuratore, si sta lavorando per il ritorno in Portogallo. Ostigard, Nathan e Juan Jesus, abbiamo messo Ostigard e Nathan al 70% e Juan Jesus al 30%, perché uno tra Ostigard e Nathan parte sicuramente, Juan Jesus se non tutti e due. Se non tutti e due, esattamente. E Juan Jesus è più complicato per la questione dell'età. Centrocampo Gaetano 50%, perché dipende tutto da potrebbe Conte. Conte ha fatto capire che non lo vede nei due, ma lo vede nei due di centrocampo, ma lo vede più alto. Lì c'è comunque parecchio traffico e quindi potrebbe uscire, decide Conte. In attacco Osimhen dobbiamo rimanere al 95%, Paolo, nonostante qualche sì, quotidiano scrivesse che non si esclude una clamorosa permanenza, restiamo al 95%. Ambrosino 95%, andrà a Frosinone, praticamente fatta. Lindstrom 50%, ricordiamoci Olympique Lione, Everton e Aston Villa, il Napoli sta lavorando, vorrebbe cederlo.
Abbiamo messo anche Popovic al 50 perché le strade sono due. O parte a farsi le ossa o fa la primavera. Ovviamente, e infine abbiamo messo Simeone al 40% perché il giocatore vorrebbe avere più spazio, però alla fine decide Conte. E dovesse arrivare Lukaku, forse questa può essere la stagione buona per trovare maggiore spazio, chiaramente, al Napoli. Pubblicità. Vediamo se c'è ancora l'amico che ci stava aspettando in linea. Pronto? Buonasera. Ciao, buonasera, sono Paolo. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Buonasera, innanzitutto complimenti. Grazie, grazie. Allora, molto velocemente, due domande veloci. La prima è cosa ne pensate sul fatto che Politano ha praticamente non risposto alla domanda del tifoso quando gli ha chiesto la sua permanenza in Serie A nella, sulla maglia del Napoli. E la seconda, non avete messo con gli esterni attaccante Chiesa. È completamente da non valutare questa opzione, oppure c'è qualche speranza? Queste grazie. Sono le mie due domande, vi ringrazio e complimenti per tutto. Ciao Paolo. Su Chiesa, grazie. Io su Chiesa sarei molto sorpreso, come devo dire, non lo metto perché abbiamo cercato di fare i probabili, poi dopo le dinamiche di mercato, le vie del mercato sono infinite, può succedere di tutto. Mi sembra per una serie di parametri difficile pensare se si impostava quella trattativa di Lorenzo, Juventus, se sarebbe usciva stata un'opzione solo se fosse andato via. Dovevano succedere troppe cose, non sono successe queste cose. Kvaratskhelia sta qui, il Napoli praticamente ha bloccato l'ipotesi di Lorenzo alla Juve. Non ci sono presupposti, non c'è un grande dialogo in questo momento, noi possiamo dirlo, fra il Napoli e Giuntoli. Lavorano più su dispettucci, su chi prendere, non credo si siedano al tavolo a trattare per un giocatore che la Juve probabilmente darà via, ma darà da qualche altra parte. Questa è la mia sensazione. Politano, cioè, che di preciso non me lo ricordo, che cosa... No, Politano semplicemente gli hanno fatto la domanda, avevano fatto avevano fatto due domande, ha risposto alla prima e sulla seconda non ha risposto. Ma la seconda era sul sarà distratto perché Politano ci confermi che resterà in maglia? Ma abbiamo sentito molte volte il suo procuratore, abbiamo sentito Conte parlarne, è venuto nei quattro giocatori di solito in Napoli, manda quelli che sa. Però Paolo, che resteranno, insomma, tutte le esercitazioni. Lo vediamo nelle esercitazioni sul campo, tutto porta alla permanenza di Politano. Sì, poi improvvisamente arriva un'offerta particolare. L'ingaggio pure porta alla permanenza di Politano, 3 milioni e 2, ricordiamolo. È rinnovato un anno fa. Il fatto che si accostano tutti questi esterni alti di destra al Napoli, pensare a qualcosa. Sì. Ci fa pensare, il sospetto viene spontaneo a questo punto, perché per quale motivo sono si cercano questi giocatori? Certo, Berardi, stavo dicendo, se minimamente se Napoli sta pensando a Berardi, è il clone, nello stesso di organico, Politano. Non ha senso tenere Berardi, Politano e Ngonge. Sono similissimi, giocano a livello superiore. Io dico solo che su Politano per me poteva fare come ha fatto Mazzocchi, che ha letto molti commenti, hanno parlato di un Mazzocchi che ha gasato letteralmente la piazza per le sue risposte. Politano, visto che è un altro, aveva un contratto lungo, secondo me centrale nel progetto, ma poteva anche fare una dichiarazione di quelle d'amore, più plateali, ovviamente, a dire ma non si discute proprio, è normale che io quella... sarò qui per tanti anni a Napoli. Giustamente per Paolo ricorda i 3 milioni e 2 di ingaggio e quindi l'impossibilità che club italiani, i top non credo lo vogliano, no. Gli altri non se lo possono permettere, quindi in Italia è difficile che possa andare. Quindi il mercato arabo mica... ha rifiutato già lo scorso anno il quest'anno mercato potrebbe arabo. Aver cambiato idea, no? Non credo, da quello che ha detto Giuffredi assolutamente no. Io, rispondendo a Gennaro, secondo me perché ci sono questi nomi accostati sulla fascia destra, Paolo, perché sono nomi che sarebbero occasioni di mercato. Quali sono stati i nomi accostati? Berardi sarebbe un'occasionissima perché andrà via a prezzo di saldo sicuramente ad agosto, certo. Greenwood era una super occasione perché se non avesse fatto quello che ha fatto probabilmente staremmo parlando di uno che costa 60-70 milioni, invece si prendeva a 30, si prendeva perché lo prenderà l'Olympique Marsiglia, e Chiesa 25 milioni per Chiesa. Sono occasioni particolari. Sono tutte occasioni, solo per questo. Il Napoli le occasioni ovviamente però c'è. Parliamo di occasioni, sì, però per carità parliamo di giocatori che c'è qualche perplessità. Ma sai quante occasioni ci sono anche in altri ruoli? A centrocampo, in difesa. No, ho capito, se sei sicuro sul mercato me. Devi tenere le porte aperte a qualsiasi cosa perché ci devi stare anche, noi non il mercato l'abbiamo mai fatto ragazzi, però il mercato tu ci devi stare anche quando poi quel giocatore non lo vuoi prendere, perché quando tu vuoi prendere un giocatore, hai visto, Borgione era del Napoli, fino alla fine azioni di disturbo dall'azione di disturbo dall'anno, il Napoli ripaga con la stessa moneta, provo a immaginare che sarà così, no? Assolutamente sì, Giuntoli sta facendo un mercato di azioni di disturbo, prima su Buongiorno, poi Orelle con l'Atalanta, poi Cabal sull'Inter, sta facendo proprio questo perché deve far vedere che c'è ma sempre per far così. Aumentare i prezzi. Funziona questo così. È.
Messaggio di Ciro che parla di Osimhen, dell'infortunio, sappiamo si è fermato oggi per un piccolo problemino muscolare, lui non ci crede a questo e ci chiede in merito alla possibilità di un'offerta da parte dell'Arabia di 130 milioni, Osimhen potrebbe rifiutare? Sì, oppure c'è un patto, c'è un patto tra il Napoli, Calenda e il giocatore, dove si è pattuito un anno fa, si arriva all'Arabia anche se non è la tua destinazione preferita, devi andare. E questo non lo sappiamo, se c'è il patto non lo sappiamo, io mi auguro ci sia, sarebbe molto meglio, cioè nel senso non bisogna guastare il rapporto incominciando a litigare, no ma no devi andare, ma abbiamo detto così, no devi andare in Arabia, no voglio andare in Inghilterra, vendimi in Inghilterra 80, ma come ti devo vendere in Inghilterra 80 quando gli arabi mi vogliono dare 130, lì si incrinerebbero sicuramente i rapporti, speriamo non si arrivi a questo. Poi quando riguarda l'infortunio, quando riguarda l'infortunio non è un infortunio, è un fastidio e un risentimento, ma io una cosa la voglio dire. Secondo voi con questa situazione che c'è, con il fatto che Osimhen è un giocatore a rischio sempre, gli fanno fare le amichevoli? Non credo che gli facciano fare le amichevoli. Le amichevoli le faranno Simeone e Khedira. Assolutamente. Anche se infatti oggi nei titolari è stato provato, ok che non c'era Osimhen, però comunque in generale credo le giocherà assolutamente. Ma anche se recupera Simeone. Però il manto va soprattutto. Non può permettere il Napoli di rischiarlo. Se sta ancora sul mercato non lo può rischiare assolutamente. Ma anche, messaggi Pierpaolo e Claudio. Sì, io ho una domanda di Pietro che dice: Paolo, vista la presenza del VAR, che ormai ha reso oggettivamente determinante anche il millimetro, si opererà anche su tecniche innovative per cercare di attaccare prima dietro la linea? Ma allora, questa domanda mi viene da pensare, la costa immediatamente, mentre leggevi la domanda, pensavo ai tre gol che ha fatto Lukaku per un millimetro, gli sono stati annullati, se no a momenti faceva il capocannoniere degli europei. E si possono pensare tutte le cose che si vogliono, ma dipende dalle partite. Ci stanno squadre che fanno sempre il fuorigioco, quindi è importantissimo il timing. Ci stanno squadre, io non so quanto lo faremo noi quest'anno, perché sai, quando giochi con una difesa a tre è più difficile secondo me a farlo sistematico, essere sempre alti con la difesa a tre può essere pericoloso, vedi l'Atalanta può essere produttivo e pericoloso allo stesso tempo. Quindi non lo so sinceramente, vediamo. Tattiche nuove non credo ci possano essere, se non quella lì fare... di stressarla maggiormente, no, quella giocata. Sì, di anticiparla, di rischiarla, ci vuole la qualità per fare quella giocata, perché oramai uomo contro uomo si presta a tutto campo, quindi la palla avanti, palla dietro, imbucata per il terzo uomo, è una giocata produttiva, ma bisogna farla con... Tra l'altro l'abbiamo visto provato, questa imbuco, palla avanti, spesso con i centrocampisti, palla avanti, palla dietro e l'altro centrocampista nello spazio. Sì, infatti alcune esercitazioni, come dicevamo l'altra sera, sono state fatte senza i quinti, tutto fascia centrale, 3-2-3, e questo 3-2-3 prevede proprio questo. Esattamente. E questo secondo me fa molto Inter. Sì, fa quello che fa pure l'Atalanta, queste squadre che giocano. L'Inter, diciamo, però finisce con due. Sì. Messaggio di Angelo che ti chiede: Nathan, Popovic andranno in prestito? Popovic abbiamo detto o primavera o prestito. Nathan la vedo difficile che possa restare sinceramente, perché Napoli, è stato chiaro, sta cercando di prendere il Mozzi. Molto Juan Jesus. Sta provando di prendere il Mozzi, c'è Buongiorno che può fare i braccetti sinistra, Olivera, mi sembra che sta una folla in quel Tanti, ruolo. Sì. E poi sì, però Juan più Jesus. Prestito? Cioè in questo momento adesso sta provando con Juan Jesus braccetto sinistro in questo momento. Sta provando Juan Jesus braccetto sinistro sul campo, poi ha detto che Buongiorno può fare il braccetto sinistro, poi ha detto che Olivera può fare il braccetto sinistro, poi teniamo Nathan e poi teniamo Juan Jesus, teniamo cinque braccetti sinistri e chiaramente qualcuno deve andare via, no? Assolutamente. Altro messaggio da parte di Nicola da Nocera, chiede: ma questo ipercarico fisico che Conte sta facendo ai giocatori non potrebbe debilitare proprio il Napoli in Coppa Italia? Allora, non vi fidate di me, perché io, come sapete, sulla tattica mi avventuro, dirò cavolate, dirò cose giuste, non lo so, ma mi avventuro, come avete visto, ho fatto la domanda, è andata molto bene con Conte, quindi evidentemente mi avventuro con cognizione di causa. Sulle tematiche atletiche io non mi avventuro, non sono in grado di fare una proiezione, questi carichi possono portare a dei problemi, non sono in grado di fare una proiezione, però vado con la logica, quindi senza andare con l'occhio, vado con la logica, ma se l'ha fatto sempre, i risultati l'hanno premiato, evidentemente sa
il fatto suo e no, sa ma che... lo dice questo tipo l'ha detto. Poi... sembra è un lavoro soft, però questo tipo di lavoro ha sempre portato i risultati, e allora se ha sempre portato i risultati è un lavoro soft, dovrebbe portarli qui. Lei l'ha chiamato, lui l'ha chiamato lui, lavoro soft, rispetto a quello fatto da lui all'epoca l'ha definito così. E però su questo, Paolo, no, allora, tutto è dobbiamo ricollegarlo all'anno scorso è pesante rispetto a 20 anni fa Conte quello che faceva, e ricolleghiamolo però a quel tanto lavoro a secco che abbiamo detto di Rongoni con Garzia, perché in questo momento lo stiamo vedendo tantissimo. È vero, però, io cioè lavoro a secco, lavoro a secco, sì Paolo, tantissimo. Ma Castelli tanto? Sì. Non sì, in male. Quella palestrina, su quell'altro campo dietro, campo trazioni, dietro, sì. Elastici vari, cose comunque però quelle, che non quelle, conosco. Quelle sulla forza, invece qui abbiamo fatto molto fondo, hanno corso sì. molti chilometri, quindi sono metodologie diverse. Però ragazzi, veramente, io devo mantenere... Non siamo esperti. Non me la sento di dire questo è meglio, questo no, è no, peggio. È soltanto per dire, non bisogna bocciare il lavoro a secco di base, perché esiste... anche no, di quello bisogna tutte conoscere diverse, bene tra di io non sarei in grado, guarda, io su questo non sarei nemmeno in grado di fare un'intervista, voglio essere molto sincero, cioè mi vorrei avvalere di un preparatore esperto per fare certo un'intervista che... a un allenatore e capire perché sta facendo un certo tipo di lavoro. Del resto, se gli allenatori una volta facevano tutto loro e poi è nata la figura dei preparatori atletici, evidentemente siamo nell'era della specializzazione in tutti i campi. E quindi anche in questo campo c'è specializzazione, e quindi ognuno poi ha le sue passioni. Io dico sempre che la passione mia, nostra, di vedere le cose tecnico-tattiche è una passione che possiamo alimentare e studiare guardando molte partite, guardando molti allenamenti. Quella della preparazione atletica a occhio e a incamerare informazioni diventa un po' più difficile, di avere delle basi di studio che non abbiamo, onestamente. Personal training. Servirebbe una conferenza stampa di Coratti, che è il preparatore di Conte. Sinceramente, un argomento talmente diverso. Che ci è così distante. Che, diciamo, ci fidiamo, se lo stanno facendo, a sanno. Parte Claudia che va a correre a Monclassico. A Monclassico, è un paesino qui vicino. Non è vero, ovviamente, raga, non corre. Cammina, corre, quello che fa. Ci fermiamo, pubblicità. Allora, abbiamo un minuto e mezzo. Una domanda io ce l'ho. Di chiudere, una domanda tu e chiudiamo. Carmine ti chiede, non pensate che con i tre centrali più due esterni il Napoli appoggi tutta la fase offensiva solo sui tre davanti? No, perché stiamo vedendo che quando si va a chiudere l'azione vanno a chiudere quattro giocatori, cioè un quinto va al cross, e sono i tre attaccanti più l'altro quinto sull'altro palo che vanno a chiudere, e potrebbe andarci anche un centrocampista. Però diciamo quattro vanno a chiudere, quindi non solamente tre, ma quattro vanno a chiudere, perché proprio questo tipo di soluzione prevede la chiusura del quinto opposto alla zona. Diciamo che uno fa l'assist e almeno quattro devono andare a chiudere, quattro minimo. Messaggio di Claudio da Torre del Greco ti chiede se Osimhen dovesse rimanere si potrebbe ritenere il mercato del Napoli già chiuso? Se Osimhen dovesse rimanere, il mercato del Napoli non sarebbe chiuso, perché potrebbero uscire altri giocatori e fare comunque altre operazioni. Però sarebbe chiuso in entrata? No, in entrata non sarebbe chiuso, però sarebbe da reimpostare tutto. L'Incom dovresti incominciare a cercare di vendere Lindstrom, Raspadori, fare cassa in un altro modo per completare poi gli altri con gli altri acquisti. Anche pure sono... per l'ingaggio, se magari non vai a prendere Hermoso perché ne guadagna 5, visto che ti viene Osimhen 10. Ma no, ragazzi, però questa è un'ipotesi. Abbiamo fatto delle grafiche, il 95% va via. Quando è 90, cioè, non facciamoci molto dibattito, perché non accadrà. Se poi la scena cambia, facciamo sicuramente tutta una monotematica, sicuramente. Gennaro Razzino, grazie assai. Grazie, buonasera a tutti. Per Paolo Matrone, grazie. Grazie a te Paolo, un saluto a tutti, a domani. Grazie Claudia Vivenzio. Grazie a te come sempre, a domani, film... buona serata a tutti. Stasera non vi so dire qual è, però un bel film sempre, come sapete, c'è su Telecapri. E poi c'è la replica di questa trasmissione che torna domani alle 20.55, il nostro orario qui durante il ritiro di Di Marno. Un saluto da parte di Paolo Del Genio e buona serata.